Amici degli orti, siamo qua, Mister Gorna, il signore degli orti, siamo qua al 14 marzo 2023 e siamo qua a fare il rivasamento dei peperoncini calabresi seminati a dicembre, verso il 17-18 dicembre. Attenzione, vi ho messo il video, due o tre video precedenti, adesso vi faccio vedere. Questi qua sono i peperoncini calabresi che sono cresciuti. Li ho fatti crescere molto. Adesso andiamo a metterli nei singoli alveoli. Ok? Con la terra, quella posta per la semina. E poi due o tre andranno ancora nella miniserra scaldata che è presente qua sopra. Invece le altre andranno praticamente nella miniserra con le ruote che in questo periodo ho fatto altre semine che praticamente la metto fuori, sta di notte, sta in cantina e poi di giorno la metto fuori. Che con il sole che sta arrivando la primavera, col sole che sta arrivando la primavera, batte ovviamente sulla serra e si crea la temperatura giusta per far crescere le piantine. Queste qua sono piantine di calabresi, ok? Sono un po' lunghe, però adesso vi faccio vedere. Quando vado a impiantarle, queste qua, le metto nella terra fino a qua. Okay? In maniera tale che qua sotto si formano delle radici e diventano più compatte e più resistenti. Ok? Quindi metterò la terra fino a qua e qua si formano delle radici. Ok? Adesso vediamo alla fine del lavoro. Non ho la telecamera che riprenderà tutto il lavoro, però come si dice, come si fa, si toglie via la terra sotto, si schiaccia, si preme. In maniera tale che viene via la zolletta, si separano le radici, rimane un po' di terra. Qua metto un po' di terra, ok? Per coprire i buchi. La terra è un po' umida, ok? Qua copro i buchi così. Poi ci metto la piantina dentro, poi ci metto, la copro bene con la terra. Premo per compattare e ho la mia piantina dentro lo subvasetto. Adesso faccio vedere il lavoro finito. Quindi ripetiamo, si diradano quelli negli alveoli. Si mette, come avevo detto io, un po' sotto, anche il gambo va sotto, un pochino. Un po' di terra subito, poi si mette l'altra terra. Si compatta bene e abbiamo la nostra piantina nel vasetto che poi andrà a essere impiantata o nel vaso più grande o direttamente nel terreno. Questi qua sono i calabresi, ne fa parecchi per pianta, soprattutto se la mettete nel vaso. Adesso comunque procediamo, vi faccio vedere il lavoro finito e dove metterò le piantine. Un po' da una parte e un po' dall'altra. Importante, attenzione, importante è variare la posizione delle piantine. Se non funziona da una parte va bene dall'altra. Non mettiamole tutte nella stessa posizione perché magari se per qualcosa va storto abbiamo rovinato il raccolto. Quindi io ho 3-4 postazioni, come avete visto nei video di mini serre, che hanno caratteristiche un po' diverse, anche se devono avere la principale caratteristica, cioè l'umidità giusta e la temperatura giusta per far crescere bene le piante. Però magari in un punto o nell'altro posso avere dei problemi, però spostando, smistando, facendo un po' da tutte le parti, riesco a compensare se una parte va male, un'altra parte va male, magari cioè, se una parte va bene, porto avanti quella parte che va bene. Adesso procediamo col lavoro alla grande.
Yeah.